Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Ore 19.30, buona domenica, ben ritrovati con il consueto appuntamento con l'Abruzzo del pallone. Questa sera una serata un po' differente rispetto alle solite, a quelle a cui vi abbiamo abituato, perché ovviamente la prima parte, i primi 45 minuti saranno dedicati alla giornata di Serie A che ha visto il Pescara pareggiare a Marassi 1-1 sul campo del Genoa. Nella seconda parte invece apriremo la parentesi legata alla giornata di Serie D nei due gironi, ovviamente girone F e girone G. Pareggio 1-1, come detto, del Pescara. Tante recriminazioni arbitrali, soprattutto da parte genoana. Cercheremo di farvi vedere quanto più possibile a nostra disposizione per cercare di dipanare qualsiasi tipo di dubbio. Vi ricordo che potete interagire con noi, lo vedete, tutti i modi sono in alto a destra dei vostri teleschermi, l'hashtag TV6 oppure il numero di SMS 392-623-7060. Saluto in redazione all'Opra, come sempre, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Da Jacopo, siamo pronti anche questa serata in compagnia dei nostri ospiti e degli amici a casa. Assolutamente, con te abbiamo vissuto il pomeriggio di Marassi e invece lo analizzeremo insieme a due ospiti che saluto e che ringrazio. Lo ritrovo con particolare piacere. William Carosella, ciao William. Ciao, buonasera a tutti. Occhiali specchiati, sono decisamente. Ho il glaucoma, quindi per la luce. Farmi non ho fastidio. Assolutamente. Grazie William, grazie per aver accettato il nostro invito. Marco Taglieri, ciao Marco. Ciao Jacopo, buonasera. E allora cominciamo subito con le schermate, partendo ovviamente dal massimo campionato di calcio di Serie A. Vediamo la giornata 1-1 tra Genoa e Pescara. Come detto, a Simeone risponde Manai, nel finale Genoa ridotto in 9. Inter-Bologna 1-1, Lazio-Empoli 2-0, Napoli-Chievo giocata ieri 2-0, vittoria della Juventus 1-0 al Barbera di Palermo, vittoria di misura invece del Sassuolo contro l'Udinese sempre 1-0, Torino-Roma giocata all'ora di pranzo 3-1, tra poco alle 20.45 Fiorentina-Milan, domani alle 19 Cagliari-Sampdoria, alle 21 Crotone-Atalanta. Vediamo la classifica di Serie A, che ovviamente non può essere completa perché mancano ancora tre partite, ma che ci danno un po' lo specchio di quello che è il momento dei biancoazzurri di Massimo Oddo. Comanda la Juve a 15 punti, Napoli 14, Inter 11, Roma, Lazio, Chievo e Bologna 10, Milan e Sassuolo 9, Genoa e Torino 8, Fiorentina e Udinese 7 punti, 6 punti per Sampdoria e Pescara, 5 punti per il Palermo, 4 per Cagliari ed Empoli, 3 punti per l'Atalanta, 1 punto per il Crotone. Scendiamo in Serie B adesso, perché oggi c'era il posticipo tra Verona e Frosinone che dovrebbe essere iniziato da un po'. Tra un po' vediamo la schermata aggiornata con Maurizio, che magari si informa del risultato live e la cambiamo immediatamente. Comunque, Maurizio, vediamo intanto gli altri risultati, perché Verona-Frosinone è un po' più in basso, quindi magari riusciamo a vedere. Andiamo direttamente avanti? No, eccola qua. Sì, andiamo direttamente avanti. 2-0 per il Verona, 2-0 per il Verona. Ancora Modena, questa è 1-0, Bassano Sant'Arcangelo 4-0, Forlì San Benedettese 0-1, stesso punteggio tra Gubbio e Padova, 2-4 tra Maceratese e Pordenone, Mantova Feralpi 1-2, Parma Albinoneffe 1-0, Teramo Fano 2-0, Venezia Lomezzane 2-0, il posticipo di domani è Reggiana Sud Tirol. Non leggiamo la classifica, andiamo in Serie D, Maurizio, con i risultati. Del girone F, Agnonese San Marino 2-1, Campobasso San Morese 0-0, Chieti Civitanovese 0-2, Fermana Vastese 0-2, Matelica Castelfidardo 0-0, Monticelli San Nicolò 2-2, Recanatese Alfonsine 1-1, Romagna Centro Pineto 1-0, Vispesa Rogliesina 1-0. Vediamo la classifica dopo 4 giornate di campionato. Comanda la Matelica a quota 10 punti, la Vastese a 8 insieme all'Agnonese, 7 punti per San Maurese, Civitanovese e Fermana, 5 punti per San Nicolò, Alfonsine, Campobasso, Vispesaro e Romagna Centro,
4 punti per Recanatese, San Marino e Pineto, 3 punti per Monticelli e Jesina, 2 punti per il Castelfidardo, chiude la classifica il Chieti a quota 0. Serie D, girone G adesso. Anche qui quarta giornata, al Valon Gavezzano 1-1, stesso punteggio a Foligno, tra Foligno e Rieti e all'Aquila, tra l'Aquila e Ostia Mare. Latte Dolce Sassari Torres 2-2, Monterosi, Lanusei 2-0, Muravera, Vivi Altotevere Salsepolcro 0-1, Nuorese Flaminia 0-1, Santeodoro Città di Castello 2-1, Trestina, Arzachena, giocata ieri 0-0, vediamo la classifica. Comandano Arzachena, Ostiamare e Avezzano a pari merito, quota 10 punti, Rieti Albalonga 8, Flaminia e Santedoro 7, Nuorese e L'Aquila 6, Monterosi, Latte Dolce Sassari e Trestina 4, Vivi Altotevere Sansepolcro, Torres e Città di Castello 3, Foligno e Muravera 1 punto, chiude il Lanusei, ancora ferma al palo, a quota 0 punti. Rientriamo perché ovviamente il tema di questa prima parte è Genoa-Pescara. William, un rapido commento a te e un rapido commento anche da parte di Marco. Che Pescara hai visto oggi pomeriggio? Ho visto un Pescara diverso, volenteroso, che ha imbrigliato un po' le trame di gioco del Genoa. È riuscito a farlo e poi nel secondo tempo, purtroppo anche per merito loro, abbiamo subito il gol. Però tutto sommato, al di là degli episodi, delle espulsioni, alla fine credo che il risultato sia giusto, quello di parità. Anche, ripeto, anche se è scaturito il gol di Manai in un momento in cui poteva addirittura il Pescara vincere la partita, perché c'è stato quel colpo di testa di Verre che ha sfiorato il palo e poi c'è stata un'altra occasione proprio per Verre che ha sparato alle stelle. Questo vuol dire che questa squadra sicuramente in questo inizio di campionato avrebbe potuto raccogliere molto di più, anche per episodi che praticamente ci hanno avvantaggiato, perché anche col Torino 2 espulsioni e non siamo riusciti a vincere la partita, per cui credo che poi analizzando e facendo un'analisi della squadra di cui disponiamo qui a Pescara, qualche difetto ce l'ha, perché in attacco siamo sciuponi, anche perché molte volte la palla gol capita a un giocatore che non è il gollaro, come lo chiamo io. A noi manca il gollaro, quello che fa gol, per cui avremmo potuto approfittare meglio di certe situazioni. C'è stato un solo episodio a nostro sfavore, che è stato quello di Icardi, ci è costata la partita e ci è costato un punto praticamente, perché il fallo di mano era evidente. Però non è, che tutto sommato per il momento non ci possiamo lamentare. Poi c'è sempre il mercato degli svincolati, però Oddo giustamente ha detto se uno è svincolato vuol dire che qualche problema e poi soprattutto sarebbe fuori condizione, per portarlo in condizione servirebbe quel tempo che basta aspettare gennaio per andare di nuovo sul mercato. Esatto, però a quel punto ecco, non per ha quanto senso. Riguarda poi la situazione riguardante il problema del Sassuolo, che la regola è precisa, però siccome viviamo purtroppo in un paese dove il compromesso è all'ordine del giorno, dove c'è la libera interpretazione quotidiana, ma lì non c'è da interpretare nulla, perché il regolamento, la regola è chiara, è precisa, non interpretabile, per cui voglio dire, alla fine se dovesse succedere che tolgono i 3 punti a noi e penalizzano il Sassuolo come si vocifera, credo che facciano una cosa, un'ingiustizia. E nel calcio purtroppo ingiustizie le abbiamo subite anche noi. Vedi Catania quando l'arbitro Bergonzi, poi ha fatto carriera, vedi col Genoa quando Dobrovolski ha ammonito 2 volte e non fu espulso, fu espulso, in panchina stavano dormendo chiaramente, perché nessuno se ne è accorto. Voglio dire, ci sono situazioni favorevoli e situazioni poi che invece ti penalizzano, e bisogna stare attenti. La Serie A è questa, è dura, lo si sapeva, l'abbiamo visto, e quindi credo che tutto quello che arriva è tutto di guadagnato. Poi se
si vuole recriminare per non aver preso un giocatore che garantisse la doppia cifra di gol, bisogna valutare se, se in queste condizioni in cui viviamo nel mondo del calcio, dove spariscono tante squadre, credo che un po' di prudenza ci vuole. Alla fine, è un gioco e non dobbiamo rischiare un secondo fallimento. Intanto salutiamo gli amici che ci stanno scrivendo, ha scritto un tifoso del Chieti che dice per favore ritirate la squadra, un tifoso del Giulianova, poi leggiamo meglio il messaggio, l'ho un po' perso, era un po' lungo, però prima fatemi sentire anche Marco, proprio sulla partita. Marco, come l'hai visto lo schieramento? Pepe out all'ultimo istante, dentro Mitrizza. Al polpaccio, problema sì. Al polpaccio, dentro Mitrizza, una squadra un po' ridisegnata in corso d'opera. Sì, lo ha spiegato bene il tecnico Oddo nel post gara, l'obiettivo della gara era soprattutto quello di coprire meglio gli spazi in fase difensiva e quindi di non andare a perdere questa partita. Oddo temeva molto il gioco aggressivo fisico del Genoa, che spesso adotta addirittura una marcatura uno contro uno a tutto campo, fino a quando la condizione atletica della squadra genoana regge, e spesso regge fino al 90esimo, perché sono davvero allenatissimi da questo punto di vista. Poi è chiaro, come diceva William, bisognerà lavorare sulla fase offensiva, sull'efficacia offensiva, che adesso a mio giudizio è il grande cruccio di questa squadra, è il grande margine di miglioramento che dovrà assolutamente essere perfezionato se si vorranno avere più possibilità di centrare l'obiettivo anzitempo rispetto all'ultima esperienza o comunque a quanto stimato, ecco. Assolutamente. Allora ci fermiamo perché ci andiamo a vedere il servizio della partita. Genoa Pescara 1-1, la firma è di Paolo Renzetti, vediamo. Così come nella gara con il Torino, il Pescara in 11 contro 9 manca l'appuntamento con la prima vittoria sul campo della stagione, impattando per 1-1 a Luigi Ferraris con il Genoa dopo una gara dalle mille emozioni. Questa volta però il bicchiere è sicuramente mezzo pieno per la squadra biancazzurra, che ha attaccato senza sosta per tutto il secondo tempo, mettendo in campo cuore, grinta e carattere. Peccato per il successo mancato, ma la strada sembra davvero quella giusta in vista dell'anticipo di sabato prossimo all'Adriatico con il Chievo. Oddo rivoluziona quasi il Pescara, vanno in panchina Cristante e Verre, così come Aquilani, Pepe infortunato in tribuna. In campo dal primo minuto Mitrizza con il ritorno anche di Brugman. Il modulo è un 4-3-3 in maschera, che spesso diventa un 3-5-2 nel Genoa degli ex Perin e Fiamozzi. In attacco Cirigoni al posto di Pandev. Si comincia in una giornata estiva con oltre 22.000 spettatori e con un minuto di raccoglimento in ricordo dell'ex giocatore rossoblu Franco Ferrari. 300 i tifosi biancazzurri sistemati nel settore ospiti. Agli ordini di Irrati di Pistoia si parte con i locali come prevedibile in avanti, anche se al settimo minuto è Caprari dai 25 metri a sfiorare il palo con un tiro violentissimo. All'undicesimo c'è un miracolo di Bizzarri che di istinto salva quasi sulla linea di porta, evitando il vantaggio locale. Dopo il tiro di Ocampos i padroni di casa chiedono un rigore per un tocco con la mano di Zampano, che sembra però davvero involontario. Al sedicesimo Caprari ci prova e Perin mette in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Memushai parato dal portiere genoano. Ocampos si infortuna al 21esimo e deve lasciare così il campo a Gambke. Dopo Pavoletti e Veloso, Juric perde così anche il forte attaccante. La squadra di casa ne risente per qualche minuto, non accade più nulla con le formazioni ad affrontarsi, soprattutto a centrocampo. I ragazzi di Massimo Oddo tengono bene il terreno con i liguri, che sembrano risentire dell'assenza dell'attaccante uscito per infortunio poco prima. Nella ripresa Juric propone Pandev al posto dell'evanescente Cham e così accade che al primo attacco la squadra di casa trova il vantaggio grazie a Simeone, seguito per tutto il mercato dal Pescara, che su perfetto servizio di Rincon mette alle spalle di Bizzarri. Per il Delfino, protagonista di un buon primo tempo, è un brutto colpo, anche perché la reazione dei biancazzurri tarda ad arrivare, almeno a livello di occasioni da rete. Oddo allora decide di gettare nella mischia Valerio Verre al posto di un buon Mitrizza. Gli abruzzesi attaccano con generosità ma mancano negli ultimi metri, visto che Perin non è mai seriamente impegnato. Al 28esimo viene espulso per doppio giallo Eden Nilsson e così Juric è costretto a mandare in campo il difensore Munoz al posto di Simeone. Oddo risponde spedendo in campo Manai al posto di Memushai e questa sarà la mossa vincente. In superiorità numerica il Pescara spinge e si rende pericoloso al 33esimo con
con un tiro violento ma centrale di Benali. Passa un attimo, il Genoa resta in 9 per l'espulsione anche di Pandev per proteste. La gara diventa incandescente in campo e sugli spalti, mentre al 38esimo il Laxalt a fallire il contropiede del possibile 2-0, e così scatta inesorabile la legge del calcio con il gol sbagliato e il gol subito poi dai genuani ad opera proprio di Manai, che di piatto mette alle spalle di Perin su perfetto cross di Zampano. Il Pescara nel finale ci crede e attacca a testa bassa alla ricerca del gol del 2-1, che però non arriva. Al 94esimo l'azione giusta capita sulla testa di Valerio Verre, che di testa mette però di un soffio al lato per i biancazzurri, e comunque quello del Luigi Ferrari su un punto pesante in attesa di sbloccarsi con la conquista dei 3 punti. Eh sì, in attesa di sbloccarsi, dice Paolo, perché insomma questa vittoria sul campo non è ancora arrivata. Maurizio, mi fai vedere quel messaggio che prima avevo perso e chiedo scusa a chi ce l'ha mandato. Cioè Jacopo, non parlate della promozione, ma ti faccio una domanda. Il Giulianova ha meritato oggi la vittoria e il Mosciano non ha fatto neanche un'azione da gol. In curva e in tribuna eravamo sui 1000 tifosi in totale. Cioè, insomma, questo è per farvi capire quando in una piazza si riaccende comunque l'entusiasmo per un campionato, anche se è la promozione. Insomma, il Giulianova con la promozione non c'entra assolutamente niente, però come vedete poi c'è il sostegno del pubblico. Prima di entrare nella disamina della partita non possiamo non partire dall'angolo Moviola, e questo ci dà una mano Andrea. Andrea, sono alcuni gli episodi che hanno fatto arrabbiare Preziosi, che poi abbiamo anche intercettato e vi faremo vedere, quali in particolare? Beh, c'è l'episodio della prima parte della gara, la mancata espulsione, secondo Preziosi, secondo anche lo stesso Ivan Juric, di Zampano. Facciamo partire le immagini, perché c'è quello che sembra essere un intervento straordinario di Bizzarri, magari coadiuvato da Zampano, ma poi le immagini diranno che l'intervento è tutto di Zampano. Ecco qui. Qui sembra che Bizzarri la tocchi. Qui sembra che la tocchi e poi la palla vada su Zampano. In realtà questi altri replay diranno che fa tutto Zampano, sì. E lo fa intanto con la coscia, poi avremo anche dei fermo immagine preparati ad hoc, stanno per arrivare, e si vedrà il primo fermo immagine coscia, eccolo qua. E poi eccolo qua. Il prossimo fermo immagine tocca la coscia e poi sbatte contro il braccio e poi va via. Quindi primo fermo immagine coscia, subito dopo ecco qui, primo fermo immagine coscia, secondo fermo immagine braccio, e poi la palla viene allontanata da Crescenzi. In queste dinamiche solitamente gli arbitri non concedono il rigore, cioè se la palla sbatte sul braccio dopo aver toccato un'altra parte del corpo regolare, il rigore non viene concesso. Rapido giro, William e Marco, insomma, rivedendola così mi pare tutto molto più chiaro. Sei d'accordo, William? Sì, sì, per carità, se le cose stanno così... Noi eravamo stati ovvio all'inizio tutti quanti un po' traditi dal fatto che magari Marco... C'era questa immagine da questa angolazione. Esatto, non sì, c'era, adesso... sembrava che Bizzarri avesse fatto il miracolo, in realtà, perché da qui proprio si ha la sensazione sembra che Bizzarri la tira fuori. Esatto, io pensavo che avesse tolto la palla per evitare l'impatto con Zampano, proprio l'intervento di Bizzarri. In questo caso invece, a differenza di quando si sostiene che il fallo di mano è involontario, però è costituito lì praticamente la palla va in porta. Sì, secondo me è rigore. Però c'è da dire, Marco, in questo, che spieghiamo perché la regola o la consuetudine dice rigore non è. Invece, perché la palla sbatte su un'altra parte del corpo di Zampano, che poi a quel punto non è che può segarsi un braccio. Però quello che dice Andrea è giusto, però ovviamente in questo caso non è rigore, perché il braccio è abbastanza aderente al corpo. Esatto. Qualora fosse stato più staccato, non credo che sarebbe subentrato soltanto il criterio di cui parlava Andrea. Per esempio, per fare un discorso completamente diverso che riguarda proprio il Genoa, il Napoli settimana scorsa si è lamentato, anzi mercoledì, per un fallo di mano di un difensore di cui adesso mi sfugge il nome, che stoppa la palla di petto ma ha una posizione delle braccia innaturale, e in quel caso è rigore.
In quel caso Genoa-Napoli. Genoa-Napoli, esatto. Genoa-Napoli, tra l'altro, era proprio il Genoa. Esatto, era proprio il Genoa. Cioè, in quel caso c'è anche il colpo di petto e sì, poi il tocco di mano, ma il braccio è in una posizione innaturale che aiuta nello stop. Nello stop difensore, di pallone, nell'ammortizzare il pallone. Però qui siamo sulla linea di porta, ovviamente. Un po' più delicato, sì, dici. Sì, è un'area tra l'altro più sensibile. Possiamo anche richiamare un episodio che ha svantaggiato il Pescara, il gol partita di Icardi in Pescara-Inter. Che ci hanno scritto, infatti. Lì, infatti, c'è stato il tocco con il braccio di Icardi, ma era un tocco del tutto involontario. Cioè, rimpallo che sì, un per zampando la palla. Ma vedi, io non sono d'accordo, perché nel momento in cui tocchi la palla con una parte del corpo e poi va ad impattare con il braccio, a me è sembrato che col braccio sia stata respinta la palla, capito? Non è che cioè, sai cosa? Zampano va con la coscia lì. Zampano va con la coscia, poi che gli vada sul braccio, a quel punto è quasi scontato. Può diciamo succedere, che tutto non rientra scontato nel quindi movimento allora della dinamica del corpo. Zampano va per respingere la palla con la coscia e poi gli schizza anche sul braccio. Però è tutta una conseguenza del movimento che fa il corpo per andare a respingere quel pallone con una parte del corpo legale, che è appunto la coscia. Però questo episodio, sono d'accordo, va bene, si interpreta così, okay, l'arbitro l'ha interpretato così, va benissimo. Però nel caso di Icardi, ma mi deludono. Adesso io sono deluso, perché? Perché l'unica occasione di cui ci siamo lamentati, per cui abbiamo perso la partita, è stata quella di Icardi, che con la mano si è aggiustata la palla, non era praticamente un fallo involontario di mano, e allora... anche in quell'occasione non possiamo lamentarci. Marco, tu? No, dicevo che nel caso di Icardi, se non ci fosse stato quel tocco di braccio, il pallone non sarebbe finito sul piede. Quel tocco fu decisivo ai fini poi del gol. Funzionale rispetto al proseguo dell'azione. Credo che questo debba essere un po' il criterio di valutazione. Sì, cioè, esatto. La mano di Zampano è stata decisiva per evitare il gol, sì o no? Andrea? Beh, non è facile dare una risposta, perché la palla poteva restare benissimo nei pressi dello specchio della porta ma non entrare senza il tocco con il braccio. In realtà non si riesce a dare una definizione, esatto, molto precisa del io fatto se la palla non toccava il braccio non entrava o entrava. Quindi in questo caso, ripeto, se ci affidiamo a quella che è la consuetudine che vediamo, parte del corpo legale, poi la palla schizza sulla mano, sul braccio, solitamente il rigore in questi casi non si dà. Ricordiamoci sempre che parliamo di momenti che sono infinitesimi, cioè sia il fatto di Icardi, sia il fatto di oggi di Zampano, l'arbitro in un attimo prende una decisione senza fare tutti questi ragionamenti che noi ora stiamo facendo. Certo. E io, secondo me, il gol di Icardi è da considerare regolare. Poi sono convinto che alcuni hanno detto che il gol era da annullare, in questa sede però non l'abbiamo detto, perché in quel caso non è Icardi che volontariamente si aggiusta la sfera, la palla gli va a finire lì e poi se la ritrova lì per tirare. Così come in questo caso Zampano non è che la voleva prendere con la mano, lì ci va a sbattere dopo che la palla tocca la coscia. Quindi sono delle situazioni che vengono valutate in questo modo. Bisogna usare delle discriminanti, probabilmente sono queste. Però è chiaro che il dibattito poi resterebbe aperto, perché sono convinto che questo fatto divide i tifosi del Genoa e del Pescara, come allora quelli del Pescara e dell'Inter. Secondo episodio, Andrea, perché questo pomeriggio ci hanno chiesto di ricontrollare un episodio su Memusciai. Io ti dico subito che quando ho rivisto l'episodio ho detto ma no. Poi però mi è venuto qualche dubbio nel dici guardare le gambe piuttosto che il corpo. Allora vediamo questo contrasto che vede il protagonista Memusciai a pochi metri dalla porta. E Memusciai va a terra e se guardiamo effettivamente le gambe possiamo scoprire che c'è qualcosa che non va. Perché è Izzo, sì. Sì, c'è la gomitata, ecco qui. No, è la gamba... destra di Izzo che colpisce il polpaccio sinistro di Memusciai. Ecco, guardiamo anche qui, abbiamo un rallenti anche in questo caso. Memusciai è davanti al pallone e poi c'è il contrasto gamba e gamba. Non so, L'ha cercato. Guardate qui. Ah, certamente lui cerca di difendere la posizione, Memusciai, che è in vantaggio su Izzo. E poi c'è il contatto tra gamba e gamba.
difendere la posizione in quello spazio di tempo così piccolo significa cercare il contatto, giustamente cercare il rigore, quindi poteva darlo tranquillamente. Ok. Perché non stava calciando, capisci? Sì, non, sì, non assolutamente. Ha provato appunto a impattare. Poi ci sono le due espulsioni. Sì, ecco, che guarda, lui Memusciai si ritrova il pallone lì in un attimo, se lo mezzo aggiusta con il sinistro e mentre si dovrebbe coordinare per poi calciare verso la porta, c'è questo contrasto. Io ripeto, a giudicare in un primo momento non sembrava, sembrava di no. Ma perché pensavo fosse corpo a corpo e non ci vedevo nulla di particolarmente palloso, ma vedere questo contatto gamba a gamba. Poi ci sono state le due espulsioni, quella di Eden Nilsson e quella di Pandev. Genoa ridotto in 9, molte con il Pescara che è riuscito a pareggiare alla fine. Alla fine della partita noi abbiamo non intercettato, cioè il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è passato in mix zone e ha gentilmente, ma poi neppure tanto, declinato l'invito a parlare con le televisioni abruzzesi, come se essere al seguito di una squadra ospite sia automaticamente una colpa per il fatto che magari qualcosa non va come dici tu. Lo vediamo che cosa è successo oggi pomeriggio con Enrico Preziosi. Io sono di Quando vuoi parlare con voi? Non avete ancora fatto un punto sul campo, quando l'ho fatto sul campo, una volta col Sassuolo, una volta. Non mi interessa parlare con voi. Presidente, allora, giustamente la vediamo veramente arrabbiata. Cos'è che le ha dato più fastidio? No, mi ha dato fastidio intanto la mancata espulsione e il rigore. E il rigore era la cosa, ha portato via la palla che era già dentro. E quindi la rigore e l'espulsione, la partita sarebbe finita lì. Poi il resto mi sento. Avete visto voi, se questo è gestire una partita, allora. Sto qui, Andrea, sto qui. Allora vabbè, ci sta tutto. La gestione dei cartellini è assurda. La gestione, secondo me, la gestione è in grado di tenere. Si vede evidentemente che soffriva di qualche cosa. Arrivederci, come non parlo, come non parla? Questo è quello che si è visto. Tradotto, con voi non parlo perché non avete fatto punti sul campo. Ora, a parte il fatto che Pescara i punti sul campo li ha fatti, ma al di là di questo, insomma, poi rivedendo Enrico Preziosi, capisco che potesse essere un po' amareggiato, accaldato, tutto quello che gli pare. Però, insomma, noi Enrico Preziosi ce lo ricordiamo in altre vicende, William, che insomma gli a quantomeno gli consiglierebbero di tenere la bocca chiusa. Sì, vabbè, ma è un personaggio fatto così, io credo che invece dovrebbe prendersela con i suoi giocatori, perché si sono resi responsabili di azioni da espulsione che hanno causato chiaramente poi il pareggio del Pescara, e poteva anche perdere la partita il Genoa, quindi dovrebbe essere arrabbiato con loro, non con l'arbitro che praticamente ha interpretato in una certa maniera l'azione di Zampano. Però voglio dire, fa rabbia rimanere in 9, però se le colpe sono dei giocatori, perché le due espulsioni sono sacrosante, perché in particolare quello di Pandev che manda all'altro paese l'arbitro, non esiste là, c'è l'espulsione e basta. Al di là del fatto che spesso succede che l'arbitro fa finta di non sentire e quindi il gioco va avanti per evitare una seconda espulsione. Cioè Marco, William dice, sai, già hanno espulso uno, Pandev si gira, ti manda a quel paese. È difficile, insomma, che magari uno chiude un occhio, no? Dipende da quello che chiude, da quello che dice, chiude un orecchio. Dipende da quello che realmente ha detto il giocatore, perché io personalmente non ho visto immagini, replay particolari, labiali e quant'altro. Quindi frasi ingiuriose. È chiaro che lì la spinta di Benaghi nell'occasione fa innervosire, mi posso immedesimare. È chiaro che quando uno ti ruba il pallone così e l'arbitro non fischia, è chiaro un po' di nervosismo c'è, così come
c'era da parte del presidente, anche se poi l'uscita è infelice perché nei confronti di cronisti che stanno facendo il loro lavoro in maniera assolutamente normale. Allora, io ripeto, un conto è se io non parlo perché sono arrabbiato, non parlo con voi perché venite da un'altra parte, non esiste. Comunque ci andiamo ad ascoltare la conferenza stampa di Massimo Oddo al termine della partita di Marassi, che insomma fa un'analisi della partita. Lo ascoltiamo. Ma è stata una partita, credo, molto tattica. Noi abbiamo fatto una partita diversa da come la facciamo solitamente. Certamente il Genoa, oltre ad essere avere ovviamente più qualità di noi come squadra, è una squadra che gioca molto su quelle caratteristiche che a noi ci fanno sempre male, che sono la fisicità, l'aggressività. E noi abbiamo controbattuto con un po' di sagacia tattica e con qualità e con delle ripartenze, perché era l'unica cosa da fare oggi, perché per il nostro tipo di gioco contro il Genoa, che usa molto l'ampiezza del campo, avremmo fatto molta fatica. E allora sono cambiati gli interpreti più che altro, non tanto il modulo, e questi interpreti che avevano caratteristiche diverse, con Zampano da una parte e Mitrizza dall'altra, l'uno molto più difensore che andava a coprire l'ampiezza del campo e l'altro Mitrizza che entrava dentro. Quindi sostanzialmente in fase di non possesso cercavamo di coprire l'ampiezza del campo con Zampano, e direi che i ragazzi sono stati bravissimi, perché poi abbiamo rischiato veramente poco, abbiamo fatto un'ottima partita. Personalmente non parlo mai dell'arbitro, sia a livello sia in negativo che in positivo. Oggi in positivo, perché ovviamente siamo rimasti in doppio vantaggio numerico, però queste sono decisioni dell'arbitro che lascio interpretare agli altri. A me interessa il campo, sinceramente. Questa è la seconda partita che finite in 11 contro 9, ma non riuscite a vincere. È un problema? Cosa vi manca? Cosa ci manca? Ci manca il gol, perché creare creiamo, anche oggi un paio di circostanze, se fosse entrata la palla magari avremmo anche vinto, l'avremmo anche potuto prendere su una ripartenza di Laxalt, però ripeto, noi siamo una squadra molto giovane, molto inesperta, abbiamo un paio di ragazzotti come Campagnaro, come Bizzarri, che sono gli unici che hanno giocato in Serie A, probabilmente paghiamo un pochino il gap con gli esordi di tantissimi ragazzi in Serie A, gli esordi di tantissimi ragazzi in grandi stadi come questo, che possono anche influenzare, e certamente dobbiamo migliorare. Abbiamo giocatori che devono crescere tantissimo, siamo una piccola squadra che non può permettersi di andare a prendere giocatori pronti, probabilmente con giocatori pronti queste partite le avremmo vinte. Abbiamo giocatori da formare, da crescere, da plasmare, che possano diventare giocatori forti, hanno tutte le potenzialità, e questo possiamo fare noi e questo facciamo, e direi che lo facciamo molto bene, cresceremo. Queste le parole di Massimo Oddo. Marco, sulla domanda che hanno fatto in sala stampa al tecnico del Pescara, sono due partite che giocate 9 contro 11 e due partite che non riuscite a vincere. Ecco, questo è un dato di cui bisogna preoccuparsi, o è un dato comunque fisiologico e può capitare? Beh, secondo me rientra un po' nel discorso generale, anche ripetitivo, che stiamo facendo all'inizio anno, almeno personalmente, ma sento anche altri colleghi, sull'inefficacia della fase offensiva. Sul fatto che il Pescara ha un ottimo gioco, un ottimo fraseggio, un grandissimo possesso palla, un grande gioco in orizzontale, però manca lo stoccatore. Non è un caso che quando ha giocato Baebek, che è un ragazzo che magari conosciamo ancora poco, sia andato in gol e ne abbia sfiorato un altro. Perché si vede che è un centravanti, è un ragazzo che cerca la porta. Sì. Non c'è il rischio che mettere un attaccante di peso, paradossalmente, per il semplice fatto che si gioca per l'attaccante, un po' condiziona anche il gioco della squadra in sé? Questo è il grande punto interrogativo, credo, non solo e non soltanto per noi, ma soprattutto per il tecnico, per l'allenatore. Però è sotto gli occhi di tutti il fatto che il Pescara possa anche creare, però poi nel momento in cui si arriva ai 16 metri si fa fatica a creare realmente occasioni gol con una finalizzazione degna di questo nome.
Dicevo di Baebek, dico anche di Manai, che è stato magari pizzicato da alcuni cronisti per qualche errore di troppo, per qualche atteggiamento sbagliato, però è un giocatore che va sul pallone, va ad attaccare la porta, si trova al posto giusto nel momento giusto. Oggi secondo gol con pochi minutaggio bassissimo, fondamentalmente molto simile a quello realizzato a Sassuolo nell'area piccola. Anche Sassuolo, palla dalla zona laterale, lui che attacca la porta e si fa trovare pronto e arriva con i tempi giusti e mette il pallone in rete. Caprari io credo stia facendo cose straordinarie, anche oggi si è mosso di continuo su tutto il fronte offensivo, però non possiamo pretendere che Caprari continuamente ogni azione prenda palla, si giri e vada a calciare sotto il 7. Non credo che siano le sue caratteristiche, non credo che sia giusto dare a questo ragazzo anche questa responsabilità di diventare l'attaccante da 20 gol o da 15 gol, da 10 gol per una squadra del genere. Potrà diventarlo perché sta crescendo a vista d'occhio già dall'anno scorso grazie all'allenatore, è evidente che lo ha sbloccato a livello psicologico, e anche oggi ha fatto impazzire in alcuni frangenti i difensori del Genoa. Ma a mio giudizio ha bisogno assolutamente di una persona che gli crei spazio, che gli crei dei varchi in più, che stia dentro l'area di rigore a finalizzare la mole di gioco di una squadra che comunque da quel punto di vista non ha problemi già dall'anno scorso. L'anno scorso c'era un certo Lapadula, è chiaro. Sembra troppo semplice dirlo. Però, e poi era un campionato comunque diverso. Ed era un campionato diverso, però io credo che magari un giocatore con quelle caratteristiche, con quella impostazione, con quella fame di andare a segnare, di andare a accettare il gol, il Pescara potrebbe trarre qualche vantaggio. E credo, avendo sentito Oddo nel post partita, credo che siamo vicini allo switch da questo punto di vista. Dici che ci credo siamo? Credo di sì. Faccio riferimento ad un post partita sentito su un network nazionale, c'è stato un opinionista che ha fatto una domanda precisa, no? Proprio quasi volendo un po' stuzzicare Oddo, tra l'altro si tratta di Costa Curta, quindi ex compagni di squadra in rossonero. La domanda verteva proprio su questo fatto, sul fatto di magari avere qualche rimpianto, no? Che al bel gioco della squadra non corrisponda poi una finalizzazione adeguata. E Oddo ha risposto citando appunto Baebek e Manai, uno infortunato, l'altro non è ancora pronto, ha detto Oddo, sta completando un po' la fase di rodaggio, deve ancora assestarsi nei meccanismi della squadra, ma quando saranno pronti potranno essere in campo dal primo minuto, questa era la domanda. Un centravanti vero dal primo minuto in campo nel Pescara, secondo me ci siamo quasi. William, c'è da dire dal punto di vista del... La risposta alla tua domanda e la tua preoccupazione per quanto riguarda il gioco che verrebbe ad essere... Immaginare... Ma l'abbiamo visto, il Pescara gioco come l'anno scorso. Sì. Solo che aveva la Padula che ha fatto 30 gol. La Padula non è proprio una punta... Sì, ho capito, però... Intero numero 9 nel vero senso della parola. Tu dici un cocco messo lì in avanti. No, noi abbiamo iniziato il campionato l'anno scorso con Cocco. Tu però sei andato a prendere proprio Cocco. E quel tipo di gioco non andava bene per Cocco, tant'è vero che la Padula che giocava con Donnarumma praticamente mezza punta, lo si accusava di egoismo, ti ricordi? Perché? Perché lui voleva fare la prima punta, praticamente voleva fare gol. Poi alla fine c'è riuscito e ha preso il posto di Cocco e ha fatto 30 gol. Jacopo, la Padula, al di là della capacità di realizzare gol, che quindi è il primo valore aggiunto, aveva anche la capacità di tenere alta la squadra, di dare profondità, di tenere impegnati i due difensori e di creare spazi per chi giocava accanto. Questo diventa fondamentale. Un giocatore straordinario. Oggi il gol del Genoa è nato da un anticipo secco su Caprari. Il gol del Genoa arriva in una fase di uscita e quella ad opera di Gentiletti, che a livello fisico è chiaramente di un altro livello rispetto a Caprari, che dopo aver giocato un tempo senza farla vedere mai ai suoi difensori ha concesso quell'anticipo lì. Però è giusto per dare un'idea di quanto potrebbe essere importante un giocatore di peso lì davanti, ecco. William, per chiudere, perché tra un po' dobbiamo sentire Juric e poi andare in pubblicità perché chiudiamo questa parentesi legata a Genoa-Pescara, c'è da dire la cosa positiva forse che un ciclo terribile è alle spalle, adesso arrivano degli impegni, se vogliamo, un po' più abbordabili. Ma io... O no? Cioè, è questo il momento di fare
di mettere un po' di fieno in cascina. Io ci credo poco, nel senso che è dura, la Serie A è molto dura e quindi devi veramente dare tantissimo per vincere questa benedetta partita che ancora vinciamo. E tu affronti il Chievo mica è una squadra. No, e poi voglio dire, almeno sulla carta, sì, però alla carta facciamo riferimento, i tifosi facevano riferimento al Palermo che è in condizioni pietose. No, non è assolutamente vero. Io ho visto anche l'Empoli giocare, il Bologna che lo si dava per spacciato all'inizio, sì. Cioè voglio dire, le squadre, poi peraltro c'è da dire che il campionato è lungo e c'è anche il mercato di gennaio dove devi spendere anche qualche soldino per far sì che poi si possa sopperire a qualche carenza. Io spero vivamente che Manai e Baebek possano veramente risolvere questo problema, perché creiamo tanto ma realizziamo poco e quindi praticamente le partite non le vinci se non segni. Assolutamente. Oh, Maurizio, ci andiamo a vedere anche gli altri gol di Serie A di questo pomeriggio. Non erano tante le partite, ma d'altronde questo calcio spezzatino, insomma, un po' ci condiziona. Questo è il gol di Simeone, partiamo ovviamente da Genoa Pescara. Il gol di Simeone che apre le danze a Marassi per il vantaggio genuano 1-0, poi arriverà però anche il pareggio. Fantastica la discesa di Zampano e pallone dentro, Manai, tocco facile per 1-1. Ci spostiamo, se non erro, ecco, intanto rivediamo bellissimo il l'azione di Zampano. Questo è Milano, dove il Bologna passa in vantaggio con Mattia Destro, di destro, gol di piatto destro. Poi arriva un gol fantastico del pareggio, intanto rivediamo l'assist di Verdi per Mattia Destro, con il Bologna che passa a condurre a San Siro. Gol bellissimo, quello del pareggio dell'Inter, realizzato da Ivan Perisic. Candreva cross e Perisic tira fuori un piatto sinistro sul secondo palo. Davvero bellissimo da vedere e rivedere questa conclusione dell'esterno croato, che sembra andarci di potenza, ma invece a vederla bene va proprio di piatto per piazzarla. La Lazio batte 2-0 l'Empoli. Keita per il vantaggio biancoceleste. Questo ragazzo, insomma, che aveva scatenato tante polemiche tra lui e Simone Inzaghi, invece, insomma, che avesse qualità lo si sapeva, e la Lazio adesso ne trae davvero beneficio. Il 2-0 arriva nella ripresa e ad opera di Senad Lulic, che approfitta di questa carambola, di cui è protagonista anche Ciro Immobile, e batte Skorupski per il raddoppio della squadra di Simone Inzaghi. Un po' ferma la difesa dell'Empoli, anche qualcosina di più di ferma. Nessuno si muove su questo campanile. Arriva Lulic per il 2-0 e poi c'è il gol di Grégoire Defrel in Sassuolo Udinese 1-0. Questo è il gol di Defrel, che va ad abbracciare Lirola, che è stato protagonista qualche giorno fa nel primo impegno del Sassuolo in Europa League contro l'Athletic Bilbao. Questi erano i gol. Ci andiamo ad ascoltare Ivan Juric, poi rientriamo e vediamo il prossimo turno e concludiamo con Genoa Pescara. Juric. No, penso che primo tempo siamo partiti piuttosto bene, dove abbiamo avuto anche quella situazione di rigore espulsione, il no data, e abbiamo avuto un'altra palla con Ciolito, poi abbiamo sofferto 20-25 minuti un Pescara che sapevamo che ha buon palleggio, però senza parate di Perin, senza grandi pericoli. Secondo tempo abbiamo aumentato proprio il ritmo, il livello, il Goran ha dato quello che mi aspettavo, quando tutti calano un po', cioè ha fatto tutto quello che doveva fare e siamo andati in vantaggio. Abbiamo avuto altre situazioni di contropiede dove potevamo fare meglio, mi sembrava tutto, diciamo, abbastanza tranquillo, poi purtroppo abbiamo commesso errori e loro hanno pareggiato la partita.
No, a me mi dispiace perché c'era fallo su Goran pazzesco, cioè arriva Ben Ali, proprio gli va dentro il corpo il fallo là. Quello che ti un po' sì, è Denilson giallo, quel falletto che fa, e invece quello di Goran neanche fallo, quello che ti dà un po' fastidio. Poi noi no, non bisogna fare così, secondo me è la seconda volta che succede, a Veloso, a Pande. Non deve succedere, sono giocatori più esperti, a volte come dici te passano sopra, a volte reagiscono, però noi non possiamo cascare, perché anche in 10 cioè, mi sembravamo belli tranquilli, cioè nel senso il Pescara creava poco, per cui bisogna fare anche mea culpa, no? Cioè, certe cose non bisogna fare, già abbiamo problemi con tutti questi infortunati che in 3 giorni è una strage. Non dobbiamo perdere giocatori per espulsione. No, penso che, ma gol, quello che mi fa arrabbiare è gol, perché noi anche tutti questi minuti 9, cioè mi sembrava situazione tranquilla, no? In senso, là abbiamo anche contropiede di Laxal per chiudere la partita e abbiamo preso gol dove non avevamo inferiorità numerica sulla fascia, là cioè, ci voleva molta più cattiveria. Magari anche fare un fallo, poi si fanno gol su Piazzato, va bene, però noi eravamo abbastanza alti in quel momento, invece l'abbiamo lasciato troppo, troppo facile, questo che mi dispiace. L'analisi di Ivan Juric. Oh, vediamo il prossimo turno, il Pescara anticipa sabato alle 18 allo stadio Adriatico, lo farà contro il Chievo e sarà la 7ª giornata. Quella prima della sosta, poi ci sarà un'altra sosta per l'impegno della nazionale: Atalanta-Napoli, Bologna-Genoa, Cagliari-Crotone, Empoli-Juve, Milan-Sassuolo, Pescara-Chievo-Verona, sabato alle 18, Roma-Inter, Sampdoria-Palermo, Torino-Fiorentina, Udinese-Lazio. William diceva, guarda il Chievo dov'è, Marco, ed effettivamente è un cliente scomodo, non avrà il grande nome, il nome blasonato delle prime, per esempio 5, ma è la 6ª. Guarda lì. Il primo ad essere stupito di questa classifica è Maran, l'ho sentito un paio di settimane fa, e diciamo che l'inizio di campionato è stato più roseo del previsto. Poi ieri ho visto scorci di gara contro uno squadrone come il Napoli e sono andati ovviamente un po' in difficoltà, però anche lì, no, c'è stato un episodio, se non sbaglio, un potenziale rigore su Floro Flores non dato, qualche polemica, qualche schermaglia in campo verso la fine. Sarà un avversario difficile, sono d'accordo con William, non ci sono gare facili, questo lo sappiamo. Addirittura io rimpiango il fatto di non aver preso punti contro l'Inter, Jacopo, lo so che lo dico a te in questo caso. Magari tu potresti essere anche... Anche William, eh? Lo dice anche a William. Ma io dopo Mourinho sono in contestazione. Quindi poi bisogna cercare di prendere punti ovunque contro chiunque, soprattutto quando magari sono avversari in difficoltà. Oggi era un campo difficile, è anche vero che il Genoa aveva assenze pesanti e magari alla luce della doppia superiorità numerica il rimpianto di quel colpo di testa di Verre nel finale non è andato in porta resta. Sì, perché resta. È chiaro, occorre anche un po' di fortuna negli episodi. Episodi? Credo che Juric abbia fatto un'analisi della partita onesta e credo che non abbia fatto come Preziosi il... No, è vero, non ha cercato scuse. Noi siamo davvero in chiusura. Io ringrazio William Carosella, grazie William. Grazie a te, grazie per essere stato in nostra compagnia. Buonasera. Grazie a Marco Taglieri, grazie Marco. Grazie Jacopo. Speriamo di vederci presto con tutti e due. Allora, noi ci salutiamo con la clip, la partita Genoa-Pescara riassunta in un minuto, poco più. Andiamo in pubblicità e poi partiamo con la Serie D. A tra poco.
Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Allora, eccoci rientrati, seconda parte di, dell'Abruzzo del pallone, dopo chiusa la parentesi Serie A, adesso affrontiamo quella della Serie D. Do il benvenuto, il bentornato ad Alessandro Battisti, il direttore sportivo dell'Aquila. Ciao Jacopo, grazie per l'invito. Allora, rivediamo rapidamente i risultati dei due gironi, Maurizio, partendo dal girone F, Agnonese San Marino 2-1, Campobasso San Morese 0-0, Chieti Civitanovese 0-2, Fermana Vastese 0-2, Materica Castelfidardo 0-0, Monticelli San Nicolò 2-2, servizio da non perdere, perché insomma è molto particolare quello che è successo oggi a Sant'Egidio della Vibrata. Recanatese Alfonsine 1-1, Romagna Centro Pineto 1-0, Vispesa Roiesina 1-0. Vediamo rapidamente la classifica dove comanda il Matelica, 10 punti, ma c'è la coppia a sorpresa, Vastese Agnonese 8 punti, poi via via c'è, per quanto riguarda gli abruzzesi, San Nicolò a 5 con Alfonsine, Campobasso, Vispesaro e Romagna Centro, c'è a 4 il Pineto, purtroppo a 0 punti ancora il Chieti. Vediamo invece il girone G, quello che interessa ovviamente l'Aquila ed Alessandro Battisti in particolare. Alba Longa Avezzano 1-1, Foligno Rieti 1-1, L'Aquila Ostiamare 1-1, Latte Dolce Sassari Torres 2-2, Monterosi Lanusei 2-0, Muravera, Vivi Alto Tevere, Sansepolcro 0-1, sesto risultato a Nuoro tra Nuorese e Flaminia 2-1 del San Teodoro contro il Città di Castello, Trestina in Arzachena giocata ieri 0-0. La classifica, Arzachena, Ostiamare, Avezzano 10 punti, Rieti, Albalonga 8, poi via via scorrendo l'Aquila 6 insieme alla Nuorese e chiude il Lanusei a quota 0 punti. Rapidissimamente, prima di vedere il servizio dell'Aquila Ostiamare, se intanto ci fai capire che partita è stata oggi pomeriggio. Beh, una partita che volevamo vincere, una partita che abbiamo cercato di vincere. Ci era messa subito in salita perché hanno segnato dopo un minuto, due minuti, un nostro errore abbastanza marchiano. Poi dopo con la loro espulsione, con l'espulsione del loro giocatore, l'abbiamo recuperata, abbiamo creato qualche occasione e il secondo tempo purtroppo non siamo stati bravi a finalizzare il gioco, la mole di gioco che abbiamo fatto, qualche episodio non ci ha favorito, però Sana e ragazzi sicuramente hanno dato il massimo e quindi dispiace non aver vinto, dispiace non aver vinto perché volevamo vincere in casa per la prima volta, cosa che ancora non ci riesce. E quindi niente, lo rimandiamo alla prossima gara con la consapevolezza comunque di essere usciti sempre a testa alta dal campo, e quella è la cosa più importante. E allora, bando alle ciance, ci andiamo a vedere subito il servizio L'Aquila Ostiamare 1-1, vediamo. Contro l'Ostiamare guadagna un punto l'Aquila, tornata in casa dopo due esterne. Una squadra ancora in rodaggio e acerba, quella rossoblù, che ha incontrato una capolista, Ostiamare, esperta della categoria e quadrata. Sono passati solo due minuti dal calcio d'inizio quando Vano si infila tra i difensori attoniti. Ritardo dell'estremo e la rete si gonfia. L'Aquila subisce il colpo, facce buie e sbuffi in campo. Al settimo, il primo però a ritrovare lo spirito è Minincleri, che tira alto. Lo segue Ganci, che servito dalla fascia piazza un colpo di testa che l'estremo intuisce e para. Gli animi si accendono e al quattordicesimo arriva l'espulsione di Vano, il quale lontano dalla palla colpisce Capitan La Vista. La partita prende un'altra piega, l'Aquila in vantaggio numerico comincia a spingere, anche se spesso confusamente, come Dictivicius che scarta uomo e guadagna mezzo campo per servire Ganci, il quale non intercetta la sfera che scivola fuori. Allo scadere del primo tempo, Russo in area, calcio in diagonale, parata di 4-8, ribattuta da Zane al volo, finisce altissima sugli spalti. Secondo tempo caratterizzato dalla difesa a denti stretti dell'Ostiamare, che soffre per l'inferiorità numerica. Con una serie di cambi l'Aquila cerca di sbloccare il risultato e spinge il suo 4-3-3. Al quarto Valenti dal limite dell'area serve Ganci, il quale non intercetta e la palla è fuori. Tanti tentativi e poi all'ottavo, sempre Minincleri, trova Dictivicius che si infiltra nella difesa avversaria ma calcia alto sulla traversa. Solo al dodicesimo
gli ospiti entrano nell'area aquilana con una punizione che Attili manda a 2 metri dai pali. Al 19esimo rigore reclamato dall'Aquila per un episodio molto dubbio, ma il direttore di gara prosegue. Al 30esimo il gol partita mangiato. È sembrato un'indecisione. Minincleri, liberato da Buonvissuto, arrivato sotto la linea di porta, calcio debole, traversa di piatto, la palla rimbalza fuori dalla linea, con il difensore celere a liberare l'area. Il pari sta bene a mister Massimo Morgia, che invita a non farsi sopraffare dalla frenesia del risultato. Ha fatto il possibile, l'impossibile, non l'abbiamo buttata dentro, le partite sono terminate dai gol. Però credo che la dimostrazione di aver giocato, di aver fatto la partita sempre, secondo me, nonostante le tante facce che vedo scure, qui c'è troppa apprensione, troppa fretta, che non aiuta per niente. Chiaramente l'espulsione ha condizionato la nostra partita, che insomma si era messa bene. Sappiamo, dovevamo venire a soffrire perché incontriamo una delle squadre più forti del girone. Chiaramente 75 minuti in 10, devo dire, sono stati veramente grandi i ragazzi. Queste le immagini della partita. Abbiamo visto, ci sono anche alcuni episodi da rivedere, però io partirei dalle parole di Morgia, che ha detto, insomma, vedo un po' di musi lunghi dopo la partita. Ci stanno dopo un pareggio in casa, anche se insomma lo stia mare, e ne avevamo parlato anche prima dell'inizio di questo campionato, mi avevi detto occhio perché nel girone G ci sono squadre, soprattutto le laziali, che sono veramente molto forti. No, sicuramente noi, ripeto, noi ci tenevamo a fare bene perché per noi era una gara importante dal punto di vista di regalare una vittoria all'ambiente, alla società, ai tifosi, quindi sicuramente sarebbe stato un risultato che avrebbe avuto un significato importante. Però, ripeto, questo è un campionato difficile, non è una frase fatta, non è una frase scontata. Mister sicuramente si riferiva, magari ha visto qualche faccia, qualche muso lungo, qualcuno che voleva sicuramente la vittoria come la volevamo tutti noi. Però io ripeto, questo è un campionato che è molto lungo, molto faticoso, molto duro, e bisogna avere molta pazienza e soprattutto molto equilibrio. Non è perché, malgrado noi abbiamo sicuramente, siamo forse la piazza più importante di questo girone, siamo sicuramente, abbiamo il pubblico più importante di questo girone, però non è perché ci chiamiamo l'Aquila che vinciamo tutte le partite. Quindi ripeto, oggi volevamo vincere, dovevamo vincere, ci abbiamo provato, abbiamo fatto tutto, però questo è un campionato lungo, bisogna avere grande equilibrio, bisogna avere pazienza, la pazienza di chi è consapevole, perché noi siamo consapevoli della nostra forza e l'Aquila arriverà fino in fondo, quindi bisogna solamente lavorare e migliorarsi sempre di più. Assolutamente. Per rispondere, hai visto Vano, un altro giocatore passato da Chieti, ti chiedono, per rispondere a un telespettatore ci chiede se parliamo di girone F, anche del girone F. No, ma Vano è un giocatore che io lo conosco da quando era all'Astrea, un 91, che io avevo preso già a Chieti il secondo anno di Lega Pro, però poi alla fine non si fece più la trattativa. È un giocatore importante, è un giocatore che ha caratteristiche un po' come Boxic, grande fisicità ma anche grande progressione. Sta facendo bene, sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà, però siamo stati ingenui nel prendere un gol del genere, che sinceramente quello è stato un errore clamoroso da parte della mia squadra, da parte della mia difesa soprattutto. Vediamo, c'è un saluto anche a te, a me, ad Andrea, un portiere esperto, un centrocampista, un attaccante da doppia cifra, Massimiliano, che è tifoso dell'Aquila. Poi rispondi, perché c'è anche chi ti chiede un attaccante che serviva anche l'anno scorso per retrocedere, però attaccante l'Aquila ce l'ha, cioè sarebbe uno come Massimo Ganci, qualche gol l'ha fatto. No, ma ripeto, io ho grande fiducia in questa squadra, credo che questa sia una squadra che abbia grande equilibrio, che abbia grande forza. Attaccanti, secondo me oggi ci serviva un difensore, ho preso un gol da Polli, allora io, se devo fare l'analisi, secondo me oggi è mancato un difensore, ma è un paradosso il mio ovviamente. Sì. Io non guardo il risultato, non guardo la prestazione singola, io guardo
quello che questa squadra sta facendo, la vedo collaborare quotidianamente. Sicuramente tutte le squadre sono perfettibili, non c'è una squadra che credo che anche la Juve sia, sì, possa, sì, migliorare, quindi ripeto, capisco tutto, capisco che... Ti dicono che questa squadra però non fa paura a nessuno. Ma noi non siamo il Parma, non siamo il Venezia, non siamo tante altre squadre che magari hanno stravinto i campionati, però credo che questa squadra farà, forse mo non fa paura a nessuno, ma farà paura a tanti fra un po' di tempo. Vediamo un episodio da Moviola, grazie a Maurizio da qui, a Silvia Gentile e a tutti quelli che hanno lavorato questo pomeriggio e non solo a questo programma. C'è un, l'arbitro era Stampatori di Macerata, c'è questo contatto in area di rigore, subisce Valenti e mi sembra, Andrea, lo rivediamo, ma mi sembra anche abbastanza, sì, superfluo rivederlo, cioè nel senso, sì, lo rivediamo, sì, sì, per onor di cronaca. Sembra davvero netto, questa sorta di sandwich quasi sembra. E qui eravamo sull'1-1. Beh, sì, a vuoto l'intervento del difensore sul pallone, prende nettamente Valenti. Penso che ci sia poco da aggiungere. Ma noi ci hanno rotto, cioè ho sentito qualche allenatore che abbiamo incontrato, avversario, che ha detto l'Aquila, rigori. Noi ci mancavano due rigori clamorosi, perché a Rieti c'era un rigore altrettanto clamoroso sullo 0-0, non ci hanno dato. Oggi questo, ma non ce n'è neanche un altro che probabilmente non l'ho visto nelle immagini, è un fallo di mano clamoroso in area. Però ripeto, su episodi che magari qualche volta ti vanno a favore, qualche volta ti vanno contro, però su episodi. Questi episodi che magari credo fosse abbastanza evidente, però io ero dalla parte opposta, l'arbitro sicuramente effettivamente non l'ha visto perché era coperto, si era spostato per vedere e purtroppo non l'ha visto, lì secondo me avrebbe dovuto coadiuvarlo l'assistente, però ripeto, non possiamo attaccarci a rigore non dato, anche se già il secondo rigore è clamoroso che non ci viene assegnato in due partite. Grande Battisti, me lo ricordo, grande giocatore anche noi. Si ricorda male. Poi, se abbiamo tempo, facciamo vedere, come ci ha scritto il nostro telespettatore, anche il servizio di Teramunfano di ieri sera. Però adesso, proprio per passare a Girone F, ti faccio vedere un servizio. Monticelli-San Nicolò. È finita 2-2, ma è successo di tutto. Vediamo, servizio di Ania Cantagalli. Il San Nicolò torna con un pari da Sant'Egidio nella sfida contro il Monticelli, che finisce 2-2, con tanto di gol regalato dalla squadra biancazzurra a pedalino dopo la rete del 2-1 messa a segno tra le polemiche. Nel San Nicolò, che cerca riscatto dopo il KO contro il Matelica, fa il suo esordio dal primo minuto Filippo Boccanera. Epifani varia qualcosa rispetto alla gara precedente, con l'inserimento di Traini in attacco al posto di Testi. Il Monticelli è invece decimato dalle assenze e reduce dal pari contro la Vastese. La squadra di Stallone parte bene dal punto di vista della manovra, ma nel corso del primo tempo non riuscirà a creare nessun pericolo dalle parti di Ciotti, arenandosi spesso e volentieri una volta arrivata ai 16 metri. Il San Nicolò prova invece a salire a suon di calci piazzati e proprio da un calcio di punizione arriva il vantaggio per la formazione di Epifani. E bisogna ad andare alla battuta, con una traiettoria che inganna Alessandrini, che ci mette del suo e si insacca sotto la traversa. È il primo gol in campionato per l'ex Avezzano, che poi uscirà per infortunio lasciando il posto a Chiacchiarelli. Il San Nicolò ci prova di nuovo poco più tardi da un nuovo calcio di punizione, questa volta battuto da Napolano. Il pallone però finisce di un soffio al lato. Nel Monticelli degli ex Sosi, Donatangelo, Terrenzi e Forgione è proprio quest'ultimo a far vedere le cose migliori. Poco dopo la mezz'ora però Napolano ispira per Mozzoni, il cui sinistro finisce sulla traversa. Nel recupero ci prova Pedalino, ma il suo tiro viene accompagnato fuori da Ciotti. Nella ripresa il Monticelli prova a far salire il baricentro e Ciotti si deve allungare su un calcio di punizione battuto da Forgione per evitare guai. La gara poi si accende. Boccanera atterra in area Iotti. Per il direttore di gara è calcio di rigore che Pedalino, in estate vicino al San Nicolò, trasforma. La squadra di Epifani rimane anche in 10 perché lo stesso Boccanera era già stato ammonito. Dopo due minuti succede di tutto. Traini insacca alle spalle di Alessandrini da un fallo laterale che per fair play avrebbe dovuto vedere i biancazzurri restituire palla. In campo si accende il parapiglia ed Epifani dà l'ordine alla ripresa del gioco di far segnare Pedalino per il 2-2. Gesuè ci prova poco dopo, ma il suo tiro finisce alto.
Il Monticelli proverà anche una sorta di forcing, ma senza esito. A chiudere avanti è il San Nicolò. Stivaletta di testa alza di un soffio alto un buon calcio di punizione. Poi più nulla. Il San Nicolò tornerà subito in campo, mercoledì in casa dell'Avezzano, nel turno di Coppa Italia. Oh, io avevo detto che era un po' successo di tutto nella parte finale della partita. Ma c'è questo episodio, c'è un giocatore del Monticelli a terra, mettono il pallone fuori, si dovrebbe restituire il pallone, ma infatti il San Nicolò, eccolo qua, il San Nicolò restituisce il pallone e tutti sono fermi. E Traini mette il pallone in porta. Ma tu l'hai mai visto? No, ma la prima volta capitò, però fu un caso, nel senso che il mio giocatore, compagno di squadra, a cava, poi tra l'altro stavamo, tirò la pallonata al portiere, per restituire la palla al portiere, la palla prese la traversa e ci fu una cosa. Però effettivamente penso sia stato giusto così. Sì, penso sì. Sia stato giusto così. Onore al San Nicolò, perché sì, comunque sì, credo che abbia restituito quello che quello che si era preso in maniera fuori dalle righe. Sì. Poi ci dai un parere su Nicola Fiore della Vastese e anche sulla Vastese in generale. Su Nicola Fiore te lo chiederò, ma tanto sono sicuro di che cosa, cioè è un giocatore che conosci benissimo. Andrea, vengo da te, sì, perché tu hai trovato anche un precedente. Sì, a parte, al di là del precedente, ce ne sono penso diversi, io ora ho trovato questo, però sarebbe interessante capire cosa passava. Sì, lo facciamo vedere il servizio del Teramo comunque, sì, lo facciamo vedere. Sarebbe interessante capire cosa passava per la testa di Traini lì, cioè è stato piccolo... sono tutti fermi. Cioè, forse da attaccante ha visto l'opportunità e anziché... E infatti, guarda che cosa succede nel tunnel alla fine della partita, Andrea. Poi ci fai vedere un precedente, uno dei precedenti. Comunque, veramente onore perché, insomma, ecco, questo è quello che succede. Io lo vedo in bassa frequenza. Alla fine anche animi un po' concitati, si cercano spiegazioni. Bisogna dire che la partita era pari e patta, era finita, cioè un gol fatto in un modo, poi comunque restituito, poi non bisogna neanche esagerare nelle discussioni, nel senso che Traini ha sbagliato, però è anche vero che poi il San Nicolò il gol l'ho fatto risegnare al Monticelli, quindi insomma se fosse finito 2-1 sarebbe successo il putiferio. Io chiaramente non ero presente lì al campo, quindi forse mi manca qualche dettaglio, però nel momento in cui il San Nicolò restituisce il gol non c'è molto altro da aggiungere. Poi si vede chiaramente che San Nicolò era pronto a restituire il pallone, sì, c'è sì, stato questo gesto di Traini fuori le righe, però subito il San Nicolò ha rimediato. Detto questo, insomma, poi o è successo qualcos'altro, altrimenti tirarla così per le lunghe. Andiamo a sentire le interviste. Allora, un saluto a voi tutti, un saluto a DS Battisti. Spero che Mr. Morgia abbia capito che questa società deve assolutamente tornare in Lega Pro. Forza l'Aquila. Andiamo a sentire le interviste del post-gara, perché mi dicono di uno Stallone imbizzarrito, ecco, proprio per utilizzare un termine consono. Le interviste del post-gara. Mister, una gara molto strana, giocata tanto sul filo dei nervi. Che commento hai alla fine? Una partita che avevamo in pugno abbiamo giocato una partita, secondo me, contro una squadra ostica, dove ci sono stati un paio di interventi all'inizio dove si è alzata un pochettino l'asticella di una partita di calcio, quando dobbiamo pensare solo a giocare. La squadra l'ha fatta, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto l'occasione di Mozzoni, credo che nel primo tempo abbiamo avuto il padrone, eravamo padroni del campo. Poi purtroppo il calcio è così, e su un errore che abbiamo fatto un ragazzino 98 calcio di rigore, espulsione, le partite cambiano, però la squadra ci ha creduto fino alla fine e ha cercato di portare a casa il risultato pieno. Dici la tua sul gol di Traini? Ha sbagliato, le polemiche qui, Casini, tutti quanti dicono la sua. Ha sbagliato, il ragazzo lo dobbiamo fucilare. Ha sbagliato, gli abbiamo rifatto fare gol come giusto che sia, però non dobbiamo accendere un polverone che non esiste. In quel momento il ragazzo ha sbagliato, non è che lo possiamo fucilare. L'onestà del calcio, gli abbiamo rifatto fare gol. Peccato per la palla di Stivaletta di testa alla fine, che potevamo vincere la partita, però da sottolineare la caparbietà della squadra, che in 10, in un campo difficile anche non ben messo, abbiamo cercato di non solo difenderci, ma di cercare di vincere la partita.
Immagino che sia un pareggio che non ti soddisfa dopo il KO contro il Matelica. Assolutamente no, perché poi tra l'altro la stavamo facendo bene, però le partite bisogna chiuderle, poi purtroppo quando le tieni sull'1-0 può capitare l'episodio, abbiamo preso il rigore contro, l'espulsione, le partite cambiano totalmente, e ci portiamo a casa questo punto e continuiamo a lavorare, perché soltanto il lavoro ci potrà portare dei frutti importanti. Mister, ovviamente la prima domanda è sul gol di Traini che ha scatenato lei, ha scatenato anche il Monticelli. Sì, un atto che dobbiamo essere onesti, lo dobbiamo stigmatizzare, perché se no facciamo finta di niente. E il calcio è calcio, il calcio è fatto di competizione, il calcio è fatto di rivalità, però esiste anche lo sport, quindi esiste un'etica, esistono delle regole, dei valori sportivi. Secondo me Traini ha dimostrato di non averli, ha avuto un comportamento pessimo che va stigmatizzato, va sottolineato, negativissimo, che ha rovinato la partita. Una partita tra due squadre che hanno onorato in ogni caso il calcio, che purtroppo oggi secondo me non hanno dimostrato entrambe la qualità che hanno, un pochettino per le condizioni del campo, che era un pochettino un tipo di erba dove non c'era circolazione a palla facile, perché se no noi giochiamo un calcio migliore e anche il San Nicolò gioca un calcio migliore. Quindi è stata più una partita a questo punto di grinta, di ritmo, di intensità e meno di carattere tecnico. Però per fortuna, oltre all'episodio che dobbiamo stigmatizzare di Traini, c'è anche un altro episodio molto bello, che il San Nicolò, oltre ad avere un grande giocatore che è il suo capitano, ha un grande uomo che si chiama Petronio, al quale vanno fatti i miei complimenti, perché esistono ancora uomini che credono allo sport e portano avanti i valori veri dello sport. Tanti complimenti a Petronio. Oh, diciamo che Stallone ce l'aveva, era imbizzarrito, ma solo con Traini. Vabbè, comunque chiusa la parentesi, perché insomma poi il gol è arrivato ed è... ti chiedono di Nicola Fiore, di Luca Verna, della Vastese, vogliono un giudizio da te e sono sicuro, tra un po' mandiamo Chieti Civitanovese per tutti i tifosi del Chieti, che certamente, anzi già hanno cominciato, ti chiederanno un giudizio su Chieti. Però intanto su questi Verna, Fiore, Vastese. Verna l'ho presi... quando insieme a Di Filippo, che fecero la Beretti a Lanciano, fecero un grandissimo campionato e con noi fece veramente bene, una mezzala di grande fisicità, di grande passo, ed è un giocatore che negli ultimi anni ha anche trovato la via del gol. Mi ricordo che quell'anno gli capitarono tantissime occasioni, perché ha grande tempo di inserimento, però non riuscì a farne tantissime. Invece l'anno scorso e quest'anno, so che oggi e ieri ha fatto il primo gol in Serie B e sono veramente contento, è un ragazzo meraviglioso, un ragazzo eccezionale. Gli auguro tutte le fortune e le migliori fortune. Nicola Fiore è un giocatore che prendemmo in un momento in cui lui sembrava avere un po' esaurito una parabola ascendente, venne a Chieti e fece veramente bene, giocatore di grande estro, di grande velocità, di grande qualità. Un giocatore forte, un ragazzo eccezionale, un ragazzo al quale sono legato tantissimo. I ragazzi che ho avuto, gli voglio bene a tutti, quindi anche a lui, veramente a Nicola, gli auguro grandi cose. La Vastese te l'aspettavi? Sì, assolutamente sì, perché la Vastese ha allestito una squadra molto equilibrata, una squadra forte, una squadra di giocatori di categoria, giocatori importanti, dietro, al centrocampo e davanti. Credo che abbiano fatto veramente un buon lavoro, c'è grande entusiasmo. Io ho avuto incontrare il presidente qualche settimana fa e parlando insomma ho capito che sicuramente hanno la possibilità di arrivare fino in fondo, glielo auguro, e magari di mettere i bastoni fra le ruote alla corazzata Matelica, perché no. Scusate, ma nel servizio il gol dell'Aquila non si è visto. Vedo Andrea Costantini che sta rivivisezionando. Andrea? Tra poco ti saprò dire. Ok, allora andiamo in fase di controllo. Vediamoci però adesso, andiamo avanti col servizio. Saluti a Dino Di Vasto, assente, a fermo, dedico la vittoria a lui. Ciao da Giovanni, forza Vastese. Chieti Civitanovese 0-2, Valeriano De Angelis. Civitanovese all'Angelini in cerca di riscatto e con la determinazione di voler vincere dopo aver perso il derby interno con la Fermana. Chieti che sembra destinato a recitare il ruolo di Cenerentola, ma nel calcio le conferme e le smentite arrivano sempre dal terreno di gioco.
Tutto regolare per il signor Mattia Politi della sezione arbitrale di Lecce, che dà avvio alla gara senza sussulti iniziali, con gli ospiti che al settimo abbozzano la prima intenzione verso la rete dell'estremo nero-verde Mecca. Il Chieti cerca di salire per accorciare le distanze ed innescare gli attaccanti, ma gli sbocchi vengono inariditi dal centrocampo rosso-blu, energico nel comprimere la manovra dei paradroni di casa, che subiscono al 14° lo svantaggio. Veloce affondo Corale, manovrato da Rubino, traversone e Negro dice a Pereira: pensaci tu a gonfiare la rete. I minuti a seguire evidenziano poche idee tra i teatini, nonostante le sferzate di Mariani dalla panchina ed innocue incursioni dei marchigiani che non penetrano più di tanto la difesa dei locali. I pochi curiosi presenti all'Angelini si annoiano e i tifosi della curva Ezio Volpi non perdono nulla. Due giri di lancetta dopo i regolari 45 minuti e tutti negli spogliatoi, tra l'indifferenza generale, qualche sparuta esortazione a provare a riequilibrare le sorti della gara, che riprende senza variazioni in campo e con la prima ammonizione sancita dal signor Politi nei confronti di Faiella. Le due squadre si fronteggiano con scarsi e sporadici effetti offensivi. Sul calcio d'angolo di Copponi al settimo Trozza incrocia di testa. Tre minuti dopo il neoacquisto Alessandroni manda di poco al lato. Si affaccia in area neroverde la Civitanovese su calcio di punizione al 12°. Solo un effetto rete che strozza l'esultanza dei 30 tifosi ospiti. Teatini più reattivi nel cercare la profondità, a volte viziata da posizioni errate, come al 17°, quando Russo confeziona una bella giocata non regolare per il secondo assistente. Mariani continua ad esortare la giovane truppa teatina. Il neonitrato Spina al 29° invita Alessandroni, ma il precario equilibrio dello stesso non permette di calibrare il tiro a rete. Ancora Chieti al 32°, fallo su Copponi e ammonizione per Gregora, calcio di punizione contro la barriera. Le immagini più di tanto non offrono, sia sul piano emotivo che tecnico. Eccezion fatta per la seconda rete della Civitanovese al 36°. Azione solitaria, in contropiede. Bravo il neo entrato Giovannini a surclassare con serafica semplicità la difesa locale. I pochi curiosi rimasti sugli spalti non attendono neanche 4 minuti di recupero. Mesta indifferenza dentro e fuori dal campo, ma rispetto per una squadra giovane che ha fatto il possibile sotto il profilo dell'impegno. Ma a Chieti, negli ultimi anni, in materia di calcio, gli impegni strutturali non sono stati onorati, pur cavalcando il destriero dell'eroe Achille. Questa partita ci riservava dei trappoloni mai visti. Ne siamo venuti fuori bene, giocando una buona partita, una buona intensità contro una squadra che non ci sta ad essere il fanalino di coda e perdere continuamente partite. Quindi in quello siamo stati bravi a non dare la possibilità a loro di esaltarsi e di non fare errori come è successo domenica scorsa. Se non sbaglio ha tenuto alta la concentrazione soprattutto nel secondo tempo, perché stava vedendo che la sua squadra poteva correre seri pericoli. Sì, stavamo correndo seri pericoli perché il Chieti stava dando tutto, stava buttando, come si dice, l'anima e il cuore oltre l'ostacolo, e noi abbiamo resistito bene quei 10-15 minuti e poi giustamente ho messo anche delle forze fresche in attacco, dove abbiamo risolto il problema. Alla sua squadra, sinceramente, cosa manca? Continuo a dire che non manca nulla se non l'abitudine a questo campionato. E ci siamo rinforzati secondo me anche in maniera importante con Viscido, che secondo me è un giocatore fantastico come uomo prima, come calciatore poi. E abbiamo fatto qualche altro acquisto che purtroppo non ha potuto giocare per qualche problemino, e avevamo anche magari qualche giocatore che è più pronto di altri, perché qualche partita l'ha giocata che era fuori per infortunio. Detto questo, il primo tempo male, tra il primo e il secondo tempo abbiamo sistemato qualche cosina, i ragazzi hanno un po' capito come bisognava affrontare una squadra che sapevamo giocasse 3-4-3, avevamo provato delle soluzioni che il primo tempo non abbiamo sviluppato, perché qualcuno è andato un po' fuori giri, e il secondo tempo invece abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Credo che
fino al 2-0 loro non hanno mai passato la metà campo, penso. Dobbiamo crescere e non, sicuramente non molliamo nulla, perché lo dobbiamo a noi stessi, alla proprietà e alla gente di Chieti, perché la cosa che ci fa più male è proprio che non riusciamo ancora a dare una soddisfazione a questa gente che è fantastica. Ieri ci sono venuti a trovare al campo, dopo l'allenamento ci hanno fatto un pensiero, una lettera, e queste cose ci danno forza. Poi dentro al campo magari non riusciamo a ripagare. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Oh, Andrea, vengo da te per chiarire definitivamente il servizio sull'Aquila. Sì, c'è stato un piccolo bug a livello di montaggio, chiaramente cercheremo di recuperare, soprattutto per le edizioni dei nostri notiziari e magari anche sulla piattaforma YouTube. Il servizio sarà completo con anche il gol del pareggio dell'Aquila. Assolutamente, precisazione doverosa. Chiedo a te del Chieti, ma è anche difficile in questo momento analizzare il cammino di una squadra che è in clamorosa difficoltà, squadra costruita in corsa gli ultimi giorni, cioè, e la gente, i tifosi, è logico che si siano anche un po' stufati di questa situazione. Sicuramente. Nel senso, l'allenatore dice sono venuti a trovare, cioè, però insomma non è proprio... Non lo so, sicuramente la cosa più brutta è vedere quella curva vuota senza nemmeno una persona. Che non... Io sono 13 anni a Chieti e anche nei momenti più brutti e più difficili lì sopra c'era sempre qualcuno che ci sosteneva, e quindi la cosa veramente più brutta è vedere quella curva vuota. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sinceramente non, è una squadra che non conosco e non conosco la società, quindi non, come dire, quando io non conosco una realtà, una cosa, preferisco non parlarne, perché non avendo contezza un po' delle situazioni non, preferisco non parlare, però sicuramente dispiace perché vedere la squadra così ultima in classifica è sicuramente una cosa brutta da vedere. Però, ripeto, sono partiti prima dell'inizio del campionato, hanno avuto grandi difficoltà, hanno allestito la squadra. Mi auguro, sento spesso le interviste del loro allenatore con grande fiducia, con grande voglia, grande serenità. Ecco, mi auguro insomma che sia uno stimolo, che sia comunque una persona che possa credere anche in quello che dice, perché sicuramente insomma lo sento sempre molto, molto carico, molto ottimista. Sono contento perché sicuramente adesso è un momento difficile e quindi debbono prendere spunto dal suo ottimismo e dalla sua voglia di lavorare e di migliorarsi. Assolutamente, questo è l'epilogo di questa società. Il Chieti va rifondato, ti dicono ovviamente i tifosi, non ti hanno e non potrebbero dimenticarti per forza di cose. Andrea, che abbiamo ancora da vedere, l'Avezzano e il Pineto? Sì, abbiamo gli highlights sia della partita dell'Avezzano sia della partita del Pineto, quindi quando volete sono a disposizione. Ok, partiamo con l'Avezzano, Andrea. Benissimo, allora chiedo a Maurizio De Guidi di partire con
immagini, è stata una partita difficile per la squadra avezzanese, però il punto che viene fuori è un punto assolutamente positivo. Tra l'altro arrivava da imbattuta come difesa la squadra dell'Avezzano, invece incassa al 10° minuto questo gol segnato da Cruz, che era uno dei giocatori più temuti, il brasiliano. Però su suggerimento di Lopinto, Bitaye, il giocatore gambiano oggi schierato al posto dell'infortunato Padovani, realizza così il gol del pareggio al 25°. Dunque 1-1 in questo momento sarà anche il risultato finale. Poi c'è questo tiro di Lopinto bloccato dal portiere Grillo, poi l'Alba Longa che si renderà pericolosa intanto con questo fallo presunto perlomeno di tabacco sul capitano dell'Alba Longa Panini, tant'è che ci sono le proteste nei confronti del direttore di gara da parte della squadra di Albano Laziale. Dopodiché ancora l'Alba Longa che insiste con questa conclusione da posizione molto defilata di Delgado, palla alle stelle, ancora Delgado ad inizio di ripresa su questa azione d'angolo con un colpo di testa sopra la traversa, quindi c'è la discesa di Corsetti, respinge Lewandowski, l'azione prosegue ancora Cruz, miracolo di Lewandowski, si conferma portiere di assoluto livello. Qui Lewandowski graziato dalla punizione dell'ex lancianese Pintori che era entrato nel corso della ripresa, poi però esce fuori l'Avezzano che va vicino alla Pace, intanto con questo tiro di Leto respinto da Grillo, poi c'è un tiro alto di un giocatore dell'Alba Longa e infine questa punizione di Tabacco con la parata del portiere Grillo, e finisce qui dunque con questo 1-1 che ritengo possa soddisfare l'Avezzano, perché era una trasferta su un campo difficile contro una delle squadre meglio assemblate di questo girone, era un test davvero probante, è arrivato il primo gol subito, quello appunto di Cruz, ma la squadra ha reagito, con Bitaye ha trovato il gol del pareggio, dunque mantiene la vetta la squadra di Tortora, e questo vuol dire che l'Avezzano potrebbe essere tra le squadre che magari possono dire la loro per la vittoria del campionato o comunque per restare lì nelle parti alte della classifica. Era una trasferta complicata contro l'Alba Longa, un'altra squadra costruita bene. Sicuramente sì, l'Alba Longa ha un potenziale, secondo me ha il potenziale d'attacco più forte, comunque dei più forti dei gironi, Cruz, Pintori, Delgado, Corsetti, Giannone in mezzo al campo, Panini dietro, è una squadra molto forte, è una squadra che ogni anno arriva sempre nelle prime posizioni, tranne l'anno scorso quando hanno avuto una pressione nelle ultime 4 partite. L'Avezzano ha preso un punto importante, un punto fuori casa, come diceva Andrea, questo testimonia che può comunque rimanere lì e recitare un ruolo importante in questo campionato. Senti, prima è arrivato, intanto qui c'è un episodio che abbiamo visto, la palla nella partita dell'Aquila che tocca la traversa. Io non ho avuto... Proviamo poi a fare il miracolo. Ci dici rapidamente qual è stato il ricordo più bello sia da calciatore che da direttore? E poi ti chiedo dei tuoi esterni, perché ti hanno chiesto dei tuoi esterni all'Aquila. Da calciatore e da direttore. Chi ha avuto la fortuna come me di fare questo mestiere, i ricordi sono tutti belli, perché questo non è un lavoro ma è solamente una passione che coltivi sin da quando sei piccolo, quindi ogni giorno è meraviglioso sia nei momenti belli che nei momenti brutti, quindi noi viviamo di emozioni e le regaliamo e le viviamo noi in prima persona, quindi i giorni sono tutti belli. Sicuramente il 17 giugno del 2001 è stato il giorno più bello in assoluto della mia carriera, quando vincemmo il campionato nello spareggio col Teramo e andammo in C1 e la Roma vinse lo scudetto, poi casualmente infatti prima ti hanno scritto ma questa Roma casualmente. Come direttore non ho avuto un giorno in particolare, la mia grande soddisfazione è quella di vedere tanti ragazzi presi magari dal tra virgolette dal nulla e vederli adesso in Serie B, Lega Pro, in squadre importanti, essere affermati, perché io la cosa che amo di questo mestiere è legarmi proprio nei rapporti con le persone con le quali lavoro, e quindi soprattutto con i giocatori, e vederli fare bene in altre categorie
Per me è stata una grande fortuna e soprattutto un grande privilegio. Ti hanno chiesto degli esterni, Dick Tevicius, Pietro Antonio, ma io ci aggiungo anche Valenti, ci aggiungo Minin Clery. No, ma questa è la domanda di Antonello, un tifoso. Ah, è la domanda. Sì, sì, sì. Quindi sai già. Sì, perché a fine partita diciamo ci andiamo a prendere qualche birra dopo vicino allo stadio e quindi parliamo con un po' di tifosi, giustamente ascolto perché c'è sempre margine per poter crescere, perché le osservazioni e i punti di vista è sempre bene confrontarsi ed ascoltare. Antonello mi diceva che secondo lui avevamo qualche difficoltà sugli esterni. Sicuramente sono d'accordo con lui nel momento in cui dice della personalità, perché comunque sono 98 e 97 come tutte le altre squadre all'altra, quindi non è che ce l'abbiamo solo noi, però sicuramente è ovvio che nel momento in cui un ruolo molto importante come quello dell'esterno viene ricoperto da ragazzi che il primo campionato che fanno da protagonisti in una piazza dove, con tutto il rispetto per le altre piazze, mettere la maglia rosso-blu e dover vincere tutte le partite non è facile. E quindi ci vuole grande personalità, tant'è che sicuramente il secondo tempo sono andati molto meglio rispetto al primo, però sono due giocatori sui quali noi abbiamo grande fiducia. Secondo me ci sono anche altri due ragazzi che formano le coppie rispettive sia a destra che a sinistra, che sono Arboleda e Sieno, che sono due ragazzi molto in gamba, e io ripeto, non penso quello sia un problema, perché sono due ragazzi che hanno sicuramente le possibilità e le capacità, le qualità per poter crescere tanto. Pietro Antonio penso che l'anno scorso sia stato uno dei migliori 98 della Serie D, quest'anno era uno dei giocatori più richiesti in assoluto, non del girone F ma di tutta quanta la Serie D. Siamo molto contenti che l'abbiamo preso, perché è un ragazzo che ci sta dando tanto. Di Tevicius è il primo anno che gioca da esterno, perché lui nasce come mezzala, come centrocampista, Massimo Morgia l'ha adattato in quel ruolo. Secondo me sta crescendo tanto. Dick Tevicius a Rieti è stato uno dei migliori in campo, dopo i primi 10 minuti c'è stato un episodio che lui si è procurato. Al 95esimo fece una grandissima discesa dove potevamo sicuramente concluderla meglio. Ripeto, non credo sia quello un problema, sicuramente è un aspetto dove possiamo crescere e migliorare. Andrea, ci manca Romagna Centro Pineto e Fermana Vastese. Sì, io direi di vedere gli highlights di Romagna Centro Pineto e poi potremmo vedere il servizio Fermana Vastese, anche perché la Vastese ora è al secondo posto e c'è anche l'intervista al tecnico Colavitto. Qui siamo dunque al campo dove gioca le gare interne il Romagna Centro a Cesena. Il Pineto parte bene, c'è questa chance importante per Esposito su assist di Proietti e c'è la parata del portiere Bissi del Romagna Centro. Un discreto Pineto all'inizio che qui ha un'altra opportunità con questa discesa e tiro di Ciarcelluti, questo under classe 97, palla a fil di palo. Poi cresce la squadra romagnola che si fa vedere con questa azione di Pasquini, il cross e la conclusione di prima intenzione di Prati, che però spara alto dall'interno dell'area di rigore. Ancora Prati si rende pericoloso, stavolta su calcio piazzato, e la palla viene respinta in angolo da Parente, l'estremo difensore del Pineto. Quindi quello che sarà il match winner, Ferri gira questo calcio d'angolo e la palla si stampa contro la traversa. Dunque finale sicuramente che sorride di più al Romagna Centro dopo il buon inizio del Pineto. Andiamo a vedere le immagini salienti della ripresa. Ancora il Romagna Centro che spinge sempre con Ferri, il suo sinistro termina fuori di un soffio, continua ad attaccare la squadra allenata da Muccioli, il Romagna Centro, c'è il cross di Prati, questo colpo di testa di poco sopra la traversa del capitano Maioli del Romagna Centro, e qui dovremmo essere al gol partita, c'è l'azione di Prati, quindi Ferri che si libera di una facendo scorrere bene il pallone, si libera di Micolucci e poi fa partire un destro molto angolato, preciso, che batte l'incolpevole Parente. Sarà questo il gol partita a poco più di un quarto d'ora dalla fine. Rivediamo l'esecuzione di Ferri che fa scorrere il pallone e si crea così lo spazio per il tiro e batte Parente. Poi ci sarà la reazione del Pineto con
è entrato Antenucci che serve in profondità questo pallone, dalla parte opposta arriva in ritardo Di Giorgio per la potenziale correzione a porta vuota e su questa azione svaniscono i sogni di riportare a casa un risultato positivo da parte del Pineto, che dunque perde la sua seconda partita consecutiva dopo lo scivolone interno con l'Olimpia Agnonese di domenica scorsa. Dunque sconfitta per il Pineto, ci vediamo l'ultima partita di Serie D che riguarda le squadre abruzzesi. Ci andiamo a vedere la vittoria 0-2 al Recchioni di Fermo della Vastese, Fermana Vastese 0-2, vediamo. Il primo colpo in trasferta della Vastese, la prima sconfitta di una Fermana irriconoscibile che butta nel cestino l'occasione di agganciare la capolista matelica, bloccata sul pari in casa dal Castelfidardo. Con un gol per tempo gli aragonesi, che hanno il miglior attacco del girone F, sbancano Fermo e si sistemano al secondo posto insieme all'Olimpia Agnonese, due punti sotto la vetta. Prima del via la cerimonia per la commemorazione annuale dello storico capitano canarino Bruno Recchioni, al quale è intitolato lo stadio. Comincia meglio la Fermana con Petrucci che al quinto chiama Valentino Russo alla deviazione in angolo. Poi il portiere gialloblu rischia la frittata e favorisce Fiore che va giù. Partita vivace, ma pian piano i ritmi calano. La riaccende al 32esimo la Fermana con Valentino Russo super, prima sul colpo di testa di Margarita e poi sull'inzuccata di Molinari. Dopo un minuto la Vastese passa, cross col contagiri di Felici e incornata vincente di Prisco, 0-1. Esulta la settantina di tifosi abruzzesi, gli uomini di destro provano a rispondere subito col tiro dalla distanza di Misin. Nella ripresa la Vastese parte subito forte, ci provano Manisi e poi Felici. Quindi ecco il gol del raddoppio al sesto minuto. Azione tambureggiante, conclusione di Fiore sul palo lontano, 0-2. Per lui quarto gol stagionale. I canarini provano a rialzarsi con la punizione di Molinari. Di nuovo l'argentino della Fermana e di nuovo Valentino Russo. Al 19esimo aragonesi vicino al tris con Fiore fermato da Valentini. I gialloblu si rifanno vivi con il solito Molinari, murato dalla difesa. Nel finale, gol annullato al numero 9 di casa, che raccoglie il cross di Francesco Russo, ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Non c'è più tempo, la Fermana è costretta al primo inciampo stagionale, mentre la Vastese vola grazie alla prima vittoria della sua storia a Fermo. Complimenti alla Vastese, davvero un inizio di torneo fantastico per una neopromossa, ma solo sulla carta, perché a questo punto davvero è una delle realtà fino a questo momento del campionato. Prima ti avevano chiesto che cosa ne pensi dell'Avezzano. Noi ci abbiamo giocato in Coppa Italia, una partita un po' particolare, noi abbiamo fatto una grande partita, però sono stati bravi loro a vincerla. È una squadra che sta facendo un percorso importante, quindi oggi è andata dal Balonga, con la Balonga, quindi fuori casa non era assolutamente facile confermarsi contro una squadra molto forte. Dalle immagini, insomma, hanno fatto pure una buona partita, sì. Quindi squadra tosta, squadra solida, squadra di categoria. Ecco, squadra di categoria, sicuramente darà del filo da torcere a tutti, penso. Vediamo il prossimo turno del girone F e del girone G, Maurizio. Questo è il girone F. Ah, ok. Andrea, se riesci a recuperarlo il prossimo turno di Serie D girone F, riusciamo a farlo vedere anche in grafica. Sì. Perché poi vedremo anche... Faccio una considerazione tecnica. Boulevardi, esterno a sinistra, come ha giocato ieri sera? Esterno te lo sinistro. Aspettavi? Esterno sinistro nel 4-4-2. No. Non te lo aspettavi? Sinceramente no. Però è un ragazzo che ha grande forza, ha grande determinazione, a passo, perché comunque a passo, ha anche un piede che... riesce a dar valore alla palla, non è un trequartista, però è sicuramente un ragazzo che sopperisce a qualche lacuna tecnica con una grande determinazione, una grande abnegazione. C'ha corsa, c'ha passo. Come ha giocato? Ha giocato molto molto bene. È un giocatore che ce l'ha, un giocatore dentro, un giocatore cattivo, un giocatore di...
Secondo me, ripeto, è uno che sopperisce con la volontà e con l'abnegazione a magari a qualche laguna, a qualche carenza, e quindi sono contento per lui. E non me lo sarei mai immaginato a sinistra, però bene così. Sì. Bravo allenatore. Eccolo qua il girone F di Serie D, prossimo turno, quinta giornata, Alfonsine, Romagna Centro, Castelfidardo, Campobasso, Chieti, Fermana, Civitanovese, Matelica, Jesina, Pineto, San Nicolò, Vispesaro, San Maurese, Agnonese, San Marino, Monticelli, Vastese, Recanatese. Tra un po' vediamo anche il girone G, trasferta ad Arzachena. Per sì, diciamo che squadra è l'Arzachena? Innanzitutto, se siete pronti per la prima trasferta sarda. Sì, sicuramente sì. Però parte gli scherzi, noi il calendario ci ha messo sicuramente 3 trasferte nelle prime 5 partite. 3 squadre sulla carta accreditate per la vittoria del campionato, quindi Monterosi, Rieti ed Arzachena. Sappiamo che sarà una partita difficile, loro sono una squadra che soprattutto in casa ha un ruolo di marcia importante, una squadra di giocatori di categoria, Nuvoli, Molino, Branighi mi sembra che sia stato, speriamo, espulso ieri nell'anticipo, perché è un centravanti che ha vinto 2 campionati a Fondi Aprilia, quindi... Però sarà una partita difficile, una partita dura contro una squadra che ha un'ossatura da un paio d'anni molto importante, ha fatto campionati di livello e di vertice. Qui sarà una gara molto difficile, però andiamo lì con grande fiducia e grande voglia di andarci a prendere i 2 punti che abbiamo lasciato oggi al Gran Sasso d'Italia. Senti, con un miracolo davvero abbiamo ritrovato il gol dell'Aquila. Grande Valenti, siamo dei giocatori più bravi che abbiamo visto dal vivo. Lo vediamo, Andrea? Sì, appena la regia, il gol dovrebbe essere in regia pronto, quindi eccolo, possiamo qua vederlo. Ma che gol! No, Niccolò Valenti, veramente, guarda, il mio prima era, voleva essere un po' un paradosso, ma è un giocatore che ha delle qualità e delle caratteristiche veramente importanti. Io l'ho visto a Poggi Bonsi e secondo me è un giocatore forte. È un giocatore che ha delle qualità che, ripeto, io credo ce ne siano pochi. Ne ho viste pochi dal vivo, pure Lega Pro. A velocità, a un piede, io lo vedo calciare durante la settimana, le punizioni, i tiri. Secondo me deve crescere a livello di personalità, ma nel senso che deve avere più consapevolezza dei propri mezzi, perché io credo che Niccolò Valenti sia un giocatore che in questo momento faccio fatica a trovargli dei limiti per un'eventuale sua prospettiva di crescita. Allora noi ce lo segniamo su un foglio e poi magari tra un po' di tempo ti scriveranno che cosa mi dici di Niccolò Valenti. Vediamo il prossimo turno della Serie D girone G, Maurizio, grazie. Alba Longa Nuorese, come detto, Arzachena L'Aquila, Avezzano Muravera, Città di Castello Trestina, Flaminia San Teodoro, Lanusei Rieti, impegno semplice per i Rieti. Pure oggi era semplice per Rieti, ha pareggiato a 5 punti dalla fine a Foligno, ma questo non è un campionato semplice. A noi Foligno abbiamo vinto, ma sai, Foligno, oggi Rieti ha pareggiato a 5 punti dalla fine. Ostia Mare Foligno, probabilmente la partita più incerta. Sono curioso. Che desta maggiore curiosità. Torres Monterosi, Vivi Altotevere Sansepolcro contro Latte Dolce Sassari. È tutto per questa sera. Io ringrazio davvero per aver accettato il nostro invito, ma soprattutto perché spesso e volentieri è una scusa per rivederci. Grazie, Alessandro Battisti. È sempre un piacere. Grazie, grazie direttore, grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Maurizio Daguin, regia, Silvia Gentile alle camere. Come promesso, noi vi mostriamo prima della sigla il servizio di Teramo Fano 2-0, la firma è proprio del nostro Andrea Costantini, poi la sigla, l'Abruzzo del pallone torna domenica prossima, formato standard, quasi tutto legato alla Serie D, sempre alle 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.
Il Teramo dà continuità ai segnali intravisti nella partita di Sant'Arcangelo e sfodera una prestazione di alto profilo, la migliore di questa stagione, che vale non a caso anche la prima vittoria in campionato. Totale dominio per la squadra di Nofri contro un Fano stritolato e annichilito dalla voglia di vincere del Diavolo ben oltre il 2-0 finale. Confermato il 4-4-2, la principale novità è l'inserimento di Steffè in mediana con Boulevardi a sinistra e Forte in panchina. D'Orazio si riprende il posto sul binario mancino di difesa. Nel Fano in campo gli ex Ferrani e Borrelli, per loro un ritorno in Fausto Albonolis, coinvolti nel marasma generale di Marchigiani che prende forma già dopo 4 minuti. Recupero di Steffè e palla Jefferson. Appoggio per Sansovini che ha tutto lo spazio per prendere la mira e fare secco Menegatti con un sinistro potente e preciso. Palorete e terzo gol per il sindaco, sempre più trascinatore del Teramo. Il gol incanala bene la partita per la squadra di Nofri che continua a menare le danze. Il pressing, l'aggressività e la determinazione infuse dal sanguigno tecnico umbro sono le novità più visibili del nuovo corso. Al 18esimo Boulevard imposta e va a chiudere l'azione con una rovesciata su cross di Scipioni, alta. Petrella sulla destra è imprendibile, un suo spunto al 22esimo libera il tiro d'Orazio che impegna severamente Menegatti, molto bravo nella circostanza. Poco male perché il terzino di Bucchiani col gol lo trova al 35esimo, corner di Petrella prolungato da un Fanese, sotto porta d'Orazio non sbaglia e senza problemi supera Menegatti, confermando la vocazione da goleador già vista nelle amichevoli estive. Il Fano è un pugile suonato che continua a subire la scarica dei colpi del Teramo. Non è il suo piede ma il destro fulminante di Petrella meriterebbe miglior sorte. Palo pieno da applausi, come lo è da applausi anche il tiro liftato di Boulevardi che sfiora l'incrocio. Come se non bastasse, a pregiudicare la serata del Fano è il raptus di Cocuzza, gomitata a Caidi e rosso diretto, estratto da Andreini di Forlì. In superiorità numerica il Teramo continua a spingere anche ad inizio ripresa, dopo Ilaria e Demetrio Steffè a cercare la gioia personale con un paio di conclusioni che spaventano Menegatti. Il Fano è inesistente e allora i biancorossi iniziano una lunga fase di gestione. Nofri ne approfitta per far prendere la standing ovation a Sansovini e per rimettere dentro anche i recuperati di Paolo Antonio e Peterman. Il Teramo va vicino ancora comunque al terzo gol che non arriva. C'è però il primo sorriso biancorosso, la cura Nofri funziona e sabato in terra altoatesina sono attesi ulteriori progressi per proseguire il percorso di risalita.